Bentrovati amici telespettatori di Amica 9 TV, di Starter in fattispecie. Non potevamo lasciarvi, anche se davvero questa sarà una formula ridottissima di Starter, perché parleremo di una gara. La settimana scorsa avevamo anche i play-out, quest'oggi c'è una finale molto importante perché darà il pass ad una delle due, vale a dire Obitonto Team Altamura, per andare alle fasi nazionali dopo il 2-2 extra time, insomma, che ha premiato la Team Altamura, ancora finalista con lo stesso allenatore a distanza di un anno. Ci riproverà Herald Angelo l'anno scorso contro il Barletta alla finale, questa volta invece i murgiani saranno ospiti del Città degli Ulivi contro il Bitonto. Allora, dovrebbe essere già in collegamento telefonico Gigi Panarelli, l'allenatore della Team Altamura, è giusto? È così, mister? Buonasera a tutti. Ciao mister, grazie per essere intervenuto, prima di tutto sempre disponibile. Sì, è una, complimenti per la trasmissione, seguita, e questo è il merito del vostro lavoro, perché no? Grazie mister. Allora, insomma, è inutile dire che il risultato, quello della settimana scorsa contro il Casarano, è stato davvero oro colato, una prova di forza più che altro da parte della sua squadra. Sembrava ormai chiuso il discorso, invece l'Altamura ha abituato in questa stagione e continua a farlo i propri tifosi, insomma, non mollare mai l'osso. Infatti il gol arrivato non in extremis, ma quasi, una squadra che ci crede sempre, comunque resta sul pezzo nonostante le tante difficoltà, perché di giocatori ne mancavano anche la settimana scorsa. Abbiamo fatto una gara, poi si sa, quando ci sono le semifinali, quando c'è la finale, sono i particolari oppure gli episodi che ti possono far raggiungere una vittoria o meno. È stata una partita molto equilibrata, è stata una partita dove abbiamo avuto le occasioni noi e l'hanno avute loro. Alla fine ha premiato, come hai detto giusto tu, la caparbietà della squadra. Avevamo 2 risultati su 3, abbiamo fatto i supplementari, abbiamo tenuto botta, ci siamo mossi bene tatticamente e tecnicamente, ed è venuta questa qualificazione, a mio avviso anche meritata, nonostante il Casarano ha fatto una grande partita, e complimenti a loro. Che differenza c'è tra Casarano e Bitonto, mister? Nel senso, cioè, lì eravate voi i favoriti domenica scorsa, questa volta almeno sulla carta, insomma, i favoriti sono loro, perché hanno 2 risultati su 3, perché si gioca al Città degli Ulivi, insomma, per tanti fattori. Che cosa cambia per voi? Per la preparazione della partita, quando abbiamo giocato contro il Casarano, io ho detto ai ragazzi, e anche ai ragazzi stessi, avevo detto che non dovevamo badare i 2 risultati su 3, anche perché non siamo una squadra da poter fare calcoli, non siamo una squadra che giochiamo, siamo una squadra che cerchiamo le azioni manovrate, e quindi avere 2 risultati su 3 era solo quello che poteva capitare alla fine di tutto. Quindi se andiamo con il pallino, che ci potevano essere 2 risultati su 3, poteva essere controproducente per noi. Alla stessa maniera dobbiamo sempre vedere questa partita, anche se si gioca fuori casa, ma avremo un gran seguito dei nostri tifosi, dove la lontananza dallo stadio Tonino D'Angelo non sarà così eccessiva, visto il seguito. E allo stesso tempo, per quanto riguarda i 2 risultati su 3, io penso all'arco dei 95 minuti e non quello dei supplementari, dove se sarà pareggio andremo ai supplementari. Io penso nell'arco dei 90 minuti di poter fare la gara. Sappiamo l'avversario ostico, e questo non lo dico io ma lo dice l'intera stagione che ha disputato il Bitonto. Complimenti a loro, hanno grandi giocatori, hanno una società alle spalle dove li ha sorretti, un direttore molto preparato e un allenatore che fa giocare bene la squadra. Quindi si è arrivata in quella posizione, se l'è meritata tutto. Sappiamo di incontrare una grande squadra, rispettiamo questa squadra, ma come dico sempre, in queste partite non temiamo nessuno, perché anche dalla nostra parte abbiamo una rosa dove, anche se hai sottolineato delle difficoltà, degli infortuni che ci attanagliano dall'inizio dell'anno, è con l'altro allenatore, è con me, chi va a sostituire questi giocatori infortunati o squalificati, e grazie a Dio non ce n'è per noi di squalifiche, degnamente li sta sostituendo. Mister, un'ultima domanda riguardo, diciamo, le condizioni di Rana, ma poi di Fiorentino anche, in che stato sono? No, Rana è tornato disponibile, Fiorentino credo no, ce la faccia.
Per quanto riguarda la cena, Sportillo l'ha pagata? No, non l'ha pagata, però non ci sarà occasione che magari gliela possiamo ricordare questa commessa qua. Però volentieri mi pago la cena, perché è difficile, insomma. È difficile creare una conversazione con De Candia, perché visto gli ultimi risultati, quelli della settimana scorsa, insomma, nessuno vuol più scommettere con lei. Su questo non c'è ombra di dubbio. No, vabbè, se ci fosse stato questo scambio di opinioni tra me e il mister, sarebbe di buon auspicio. Però anche se domenica prima della gara li farò l'imbocca al lupo, li faccio adesso l'imbocca al lupo e finca il migliore, perché si affrontano due squadre dove per l'intero campionato hanno fatto del bene. Poi è chiaro, è la regola che una ne deve uscire vincente. L'anno scorso col Barletta siamo stati noi che abbiamo vinto 2-0 e siamo andati a disputare. Spero che questo si ripeta, anche se non giochiamo al Torino d'Angelo. Mister, insomma, lei ad Altamura comunque è legato tantissimo per tutto quello che è successo nell'arco di un anno. C'è da dire che comunque anche a livello personale, insomma, un pizzico di rivincita per la piazza, ma per lei stesso anche c'è, perché insomma i punti cruciali di questo Altamura li ha toccati sempre con Panarelli in panchina. Parlo insomma dell'eliminazione contro il Metapontino l'anno scorso, poi insomma la Coppa quest'anno è un modo per rifarsi. Che significato ha per lei essere di nuovo in panchina in una gara cruciale come quella di domenica? È una responsabilità di cui mi fa piacere, è meglio esserci a questo punto, disputare una finale l'anno scorso, andare alla fase nazionale, anche se si è perso, io dico, e anche con il Truino. Adesso rifaccio un'altra finale, ma tutto il merito va ai ragazzi, alla società, dove mi hanno dato questa possibilità, e con l'aiuto dei ragazzi stiamo facendo la seconda finale consecutiva in 2 anni. E come dico sempre, il risultato finale poi bisogna accettarlo, però già che ci siamo e personalmente ci sono, è un enorme orgoglio e un'enorme soddisfazione, è personale e per tutta la società e la squadra. Va bene mister, grazie, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a voi, salve. Allora, torniamo in studio, dovrebbe esserci già Pasquale De Candia, e poi la sintesi riguardo a quello che è successo la settimana scorsa, che già la conoscete tra l'altro, già conoscete più che altro le squadre che sono state retrocesse in promozione, la facciamo dopo comunque, perché mi dicono dalla regia che è già pronto Pasquale De Candia, il tecnico dell'USB Tonto. È così, mister? Ciao, buonasera. Ciao mister, ben trovato a Starter. Insomma, è tempo di ritornare in campo per voi. Che cosa cambia rispetto alle altre riguardo al fatto che voi siete stati fermi? È un vantaggio o meno, mister? Questo facciamo di domenica sera, però sicuramente non so se è un vantaggio o meno. Certo, fare lunedì 120 minuti come l'Altamura non è stato il massimo, però è anche importante che loro non hanno mai perso il ritmo gara, anche perché noi siamo fermi probabilmente dal 2 aprile, dove c'è stata l'ultima partita seria, perché poi il 23, che non c'è Borgo Latina, è stata una partita con dei ritmi veramente bassissimi, perché abbiamo incontrato una squadra che non ha ormai aveva perso tutti gli stimoli, perché aveva raggiunto la salvezza, e noi eravamo motivati soltanto noi a raggiungere, a prendere i 3 punti per cercare di evitare questa finale, e quindi però ci siamo riusciti, questo il risultato dell'Altamura. Adesso ci affrontiamo questa finale che nel miglior modo possibile sicuramente. È mancata la ciliegina sulla torta in questa ottima davvero stagione del Bitonto, una stagione in cui c'è stato un fitto testa a testa con l'Audace Cerignola. Una stagione in cui, ripeto, è mancata solo la ciliegina sulla torta, però insomma incuriosisce questo match, questa finale, per il fatto che è l'unica squadra che vi ha battuto ben 2 volte, la team Altamura, in tutta la stagione. Questo cosa significa? Nel senso che serve anche da stimolo a voi per tenervi vigili, attenti, insomma. No, assolutamente, allora, affrontiamo una delle squadre che erano partite per vincere lo sto campionato. Noi continuiamo ad essere outsider. Noi il Castellano eravamo delle squadre che non erano partite per vincere il campionato. È inutile adesso dire che, stando là, vogliamo vincere questa finale, vogliamo andare avanti, provare a
anche bene la fase nazionale. Effettivamente l'Altamura è la squadra che ci ha battuto due volte, ci ha messo dentro 5 gol, non siamo mai riusciti a, a fare un gol. Ci sono tutti questi aspetti che non depongono a nostro favore, però questa è una partita secca, è una partita che si gioca da noi, forse è la prima volta che la giochiamo con tutti gli effettivi a disposizione, e quindi è una, diventa veramente una partita a sé. Non, non credo che le due partite del campionato facciano questo, nonostante le due partite del campionato non hanno detto che abbiamo fatto male, tranne per il discorso del risultato. Questo l'ho sempre detto e continuo a ribadirlo. Anche perché, mister, al di là di questo, comunque a livello proprio mentale, psicologico, ha saputo recuperare bene i suoi giocatori, nel senso che arrivava ad una gara importante, perché comunque sia segnava un titolo, comunque il risultato pesante poteva in un certo senso destabilizzare non l'ambiente, perché comunque anzi la tifoseria come la società ha sempre dimostrato di essere accanto ai ragazzi, parlo del suo organico, e poi soprattutto la prestazione, parlo della prestazione contro il Galatina, al di là della vittoria, al di là del fatto che il Galatina era già salvo, la prestazione, parlo di quello, c'è stata, insomma, hanno dato un'ottima impressione a livello mentale i suoi ragazzi, questo diciamo è un fattore molto importante. Ma poi lo dice anche la storia del campionato, dopo ogni sconfitta c'è stata sempre una ripresa di quelle cattive da parte della mia squadra, perché dopo la sconfitta di Altamura della prima giornata abbiamo fatto non ricordo quanti risultati utili consecutivi, di cui parecchie vittorie. Dopo la sconfitta con i Bisceglie è lo stesso, diciamo, la mia non è una, è una squadra di carattere. Un gran merito va anche all'ambiente, alla società, al direttore, a tutti quanti i tifosi che ci, ci sostengono, e quindi non, dopo la prestazione sicuramente negativa di Cerignola non ci hanno fatto sentire il peso del, della sconfitta, che la sconfitta ci poteva essere, che sono le dimensioni che ti lasciano un po' perplessi. Però ecco, di gran merito di dovuta più all'ambiente piuttosto che al sottoscritto ad altri. Mister, un'ultima domanda per lei, è una gara importante, soprattutto per insomma, la piazza, per il Bitonto, conoscendo come lei, insomma, è modesto anche, si mette in, come posso dire, in modo subordinato rispetto, diciamo, agli obiettivi della piazza, però per lei è comunque un appuntamento importante, perché di campionati ne ha vinti, però c'era Ragno accanto a lei, era allenatore in seconda, ne ha fatte di finali e ne ha vinte anche le ultime, mi corregga se sbaglio, insomma, Fidelis Andri e Nardò, se non vado errato. Che cosa cambia adesso per lei, perché farà questa finale da primo allenatore, insomma, a livello motivazionale ed emotivo, cosa cambia? Sono un esordiente da questo punto di vista, se proprio si vuol dire la verità. No, cambia perché, diciamo, adesso le responsabilità sono, ricadono solamente sulle mie spalle e su, ovviamente su quelle del, del mio, dei miei collaboratori. Quello che posso dire è che sicuramente delle esperienze fatte con il cuore ne farò tesoro, perché abbiamo fatto con l'Andre, effettivamente abbiamo fatto lo stesso percorso, abbiamo fatto persino la semifinale, la partita secca. Nardò abbiamo evitato la fase regionale, l'abbiamo fatto già dai tempi del playoff, l'abbiamo fatto dai tempi del noi cattero, quindi abbiamo qualche esperienza, l'abbiamo fatta. Però ogni stagione ha delle sue incognite. Questa per me, ho detto, io sono contento di quello che ho fatto, però alla fine dico sempre a voi ragazzi, tutti si ricordano soltanto degli ultimi, massimo degli ultimi due risultati, e quindi dobbiamo cercare di portare a casa questa qualificazione. Se ci riusciamo bene, se non ci riusciamo batteremo le mani agli avversari, se saranno superiori, e pazienza. Comunque sia, mister, insomma, il destino vi incrocia sempre, parlo di voi, di lei e di Ragno, una finale la fate voi, anche se non decisiva, perché poi c'è tutta, insomma, tutto un troncone di fasi nazionali, dall'altra parte il suo insomma, diciamo così, il suo mentore che dall'altra parte fa una finale, una vera e propria finale, se vogliamo considerarla così, perché se il Bisceglie batte l'Agropoli approda in Lega Pro, un destino, insomma, che vi rincorre sotto questo punto di vista.
Beh, diciamo che parecchie volte abbiamo, nonostante abbiamo fatto bene, il destino c'è stato avverso, perché vincere, Nicola, non lo dico, probabilmente arriverà a vincere il nono campionato e come dico io, il calcio è uguale in tutte le categorie, vincere nove campionati non è facile in nessuna categoria, ne ha vinti otto in eccellenza, ne vincerà uno sicuramente domenica, perché tanto non so scaravantico io, lui sì, ne vincerà un altro, uno domenica in interregionale, e avrà la possibilità di confrontarsi con i professionisti, dove probabilmente lui, cioè non probabilmente, sicuramente lui ha sempre lavorato da professionista, anche in ambito dilettantistico, quindi è il giusto merito, al giusto premio a una persona che soltanto chi lo conosce, e forse io lo conosco un pochettino, sa quanto ci tiene, quanto si impegna, quanto dà e quanto sacrifica di suo per tutte le squadre con cui è stato. Quindi lui è un trascinatore nato, quindi lui trascina l'ambiente in una maniera incredibile. Quindi ben per il Bisceglie che ce l'ha, e che probabilmente dopo 19 anni ritornerà nei professionisti, grazie a gran parte dei meriti sono sicuramente di Nicola Ragna, se non proprio quasi tutti. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie a voi, buonasera. Va bene, torniamo in studio, ve l'avevamo detto, insomma avremmo fatto due collegamenti telefonici, anche perché in questo campionato davvero non c'è più nulla da dire, c'è una finale e in realtà ce ne sarebbe tantissimo da dire, perché poi dopo la vincente si va a fare le fasi nazionali, quindi 90 minuti per capire chi delle due può ancora cullare il sogno Serie D. Mentre avete sentito, dopo 19 anni il Bisceglie potrebbe andare in Lega Pro, come il Foggia che ci è tornato in B dopo 19 anni, insomma è una Puglia davvero che sorride quest'anno, possiamo dirlo a gran voce. Io chiudo qui la mia, insomma, stagione con Starter Eccellenza, come ha fatto anche Antonio Cavaliere. Avevamo omesso di ricordare le squadre che sono retrocesse, ovvero Vigortrani e Molfetta la settimana scorsa, che sono in promozione, e quindi dopo aver perso, insomma, gli spareggi contro il Gallipoli ed il Novoli, vedremo se, insomma, le due squadre avranno la possibilità di ritornare a far parte del parterre di eccellenza tramite ripescaggi, però questo lo sapremo solo seguendo le edizioni del nostro telegiornale con il solito rotocalco sportivo all'interno del TG stesso di Amica 9 TV. Per quanto riguarda Starter, ripeto, finisce qui questa stagione, penso, insomma, di essere stato esauriente anche con i playoff, oltre alla regular season. Per quanto riguarda l'esito della finale, beh, quella dovete seguirla, perché c'è, insomma, in ballo il pass per le fasi nazionali e noi non possiamo dirvi come finirà. Grazie di tutto davvero, buona visione con la programmazione di Amica 9 TV, ma grazie soprattutto per essere stati davvero in tantissimi a seguirci anche in questa stagione, perché Starter 3.0 torna, però la prossima stagione